le porte del cimitero di Torre Annunziata, qui dove giacciono i corpi di Tommasina De Laurentiis e Eleonora Sacco, le due giovani 25enni che nel 2013 persero la vita all'ospedale Sant'Anna Maria Santissima della Neve di Bosco Trecase. È da qui che partirà il corteo organizzato dai loro parenti, una manifestazione per non dimenticare, cartelloni e manifesti che chiedono giustizia, un ricordo. Tommasina De Laurentiis muore nel marzo 2013 dopo un intervento di laparoscopia. Eleonora nello stesso anno, dopo una degenza di 3 giorni, muore improvvisamente. A più di un anno dalla loro scomparsa non è stata ancora fatta luce su ciò che è realmente successo. La famiglia De Laurentiis ha autorizzato l'autopsia sul corpo della giovane vittima. Il referto parla chiaro, esiste l'errore umano. Ma purtroppo a distanza di un anno l'inchiesta è ferma, rischiando così la prescrizione. Siamo in compagnia di Alfonso Formisano, il marito di Tommasina De Laurentiis e del fratello Pacifico. A distanza da un anno e mezzo dalla scomparsa di Tommasina, un anno di silenzio, cosa ti aspetti, cosa speri di ottenere da questa manifestazione? Cioè che dei risultati, risultati e giustizia. L'autopsia afferma che l'errore umano c'è stato. Sì. Però l'inchiesta è ancora ferma. Ancora ferma, sì. Ancora dobbiamo avere risposta su questa cosa, su questa vicenda. E invece Giusy Valerio, la cugina di Eleonora Sacco, una delle ultime persone che ha visto Eleonora in vita. Giusy, voi non avete autorizzato l'autopsia sul corpo di Eleonora. Cosa speri di... Perché partecipi a questa manifestazione? Cosa sperate di ottenere? Avete qualche dubbio? Noi ne siamo consapevoli di non aver effettuato l'autopsia, però appunto sulle nostre maglie abbiamo scritto che urliamo il nome di nostra cugina per non dimenticare. Il nostro urlo è pieno di speranza, ma è anche pieno di rabbia. Rabbia perché quel giorno ci hanno strappato nostra cugina così velocemente. Noi non sappiamo se ci sono delle vittime, però se ci sono vogliamo che un giorno si facciano avanti passando una mano per la loro coscienza e non portando sulla loro coscienza un piccolo angelo che aveva tanta voglia di vivere che adesso purtroppo non c'è più. Noi speriamo solo che con questa manifestazione qualcuno si faccia avanti e con un po' di cuore prenda questo caso tra le sue mani per darci tanta giustizia, perché anche Eleonora merita giustizia. Rabbia, giustizia e dolore, una rabbia che prende forma ancora di più dopo l'ultimo decesso avvenuto all'ospedale Sant'Anna, quella di Maria D'Ambrosio, la giovane mamma 37enne che perde la vita in sala parto insieme alla sua piccola Francesca Pacifico. Il vostro lavoro dovrebbe essere una missione. Voi quando vi laureate fate un giuramento di portare, di salvare delle vite, non di ucciderle e di rovinare la vita a loro e a noi che siamo rimaste qui a piangere la loro assenza. Noi vogliamo giustizia e verità per queste anime che adesso non ci sono più. Ringraziare innanzitutto l'ispettore Di Maso della Polizia di Stato di Torre Annunziata, lui ha reso possibile questa nostra manifestazione. Non ne possiamo più, basta vittime, basta in questi medici incompetenti, se ne devono andare, perché non si può stare così, cioè è assurdo. Vogliamo solo giustizia per tutte queste vittime e nonostante tutto chiediamo sempre che non si chiuda l'ospedale, perché comunque ci serve a tutti quanti noi, però devono starci medici competenti, non medici incompetenti, perché sennò non possiamo fare nulla. Io chiedo al popolo torrese, Bosco Trecase, Trecase, che si uniscono pure loro a noi, di non aspettare che possa succedere questa disgrazia anche a loro, e chiedo soprattutto
al sindaco di Torre, di Bosco, di unirsi tutti quanti a noi di Trecase e che manifestano anche loro di fare un po' di pulizia in questo ospedale, perché parecchi di loro non sono competenti. E la legge, carabinieri, finanzieri, ma non possiamo continuare così. Questo vale per il nostro futuro, per l'avvenire dei nostri figli, che non succeda a disgrazie come queste. Giunti alle porte dell'entrata dell'ospedale Sant'Anna Maria Santissima della Neve, sembra che nessuna equip medica, nessun dottore, nessun medico voglia ricevere queste persone. Intanto i dubbi continuano, ancora un telo nero sulle vicende di Tommasina De Laurentiis, Eleonora Sacco, Maria D'Ambrosio e la piccola Francesca Pacifico. Tanti dubbi e una verità che tarda ad arrivare.